La Camera di Commercio di Ravenna compie 150 anni ed dà il via a una serie di iniziative che illustreranno come si è modificato nei decenni il ruolo dell'ente camerale sempre al servizio del sistema economico territoriale. Tavola rotonda per aprire le iniziative organizzate per questo 150° anno della Camera di Commercio di Ravenna. Sì, così come è stato detto, il decreto istitutivo delle Camere di Commercio è del 1862 e quindi sono 150 anni. Però di fatto la Camera di Commercio è partita nel gennaio del 1863 con il primo presidente che era il senatore Ghezzo. Quindi anche noi spalmeremo su questo periodo un po' le nostre iniziative per ricordare i 150 anni della Camera di Commercio, che tra l'altro coincidono anche molto felicemente col centenario di Milano Marittima. Quindi faremo anche alcune cose insieme al Comune di Cervia anche per ricordare i 100 anni di Milano Marittima, intanto che ricordiamo anche i 150 anni della Camera di Commercio. E quindi faremo alcune cose, faremo un bel premio ambiente, faremo altre iniziative di carattere anche locali, culturali, con le scuole. E concluderemo poi nel marzo del 2013 con l'11ª edizione di OMC, che appunto è una manifestazione importantissima che tra l'altro è stata all'inizio appunto fatta con la Camera di Commercio di 20 anni fa, che è un'iniziativa importantissima e che è stata via via sempre più prendendo piede e affermandosi. Qual è la situazione in generale della realtà delle Camere di Commercio? È una situazione, diciamo, un po' particolare, che nasce dalla difficoltà che sta attraversando il Paese. Sono difficoltà ben note che vedono le Camere impegnate in prima battuta a sostenere l'attività di impresa. E questo in linea con una tradizione e una storia più che centenaria. Ravenna è soltanto una delle 60 camere che al momento della riunificazione del paese furono costituite per dare luogo a quel tessuto istituzionale che affianca appunto le imprese. Da allora di acqua ne è passata sotto i ponti, siamo arrivati sin qui e questo è un momento dove le camere possono davvero offrire la collaborazione che nasce dalla loro storia, dalla loro esperienza e dalla capacità di interpretare le esigenze e i bisogni delle imprese. Questa è la sfida che si declina su vari fronti, soprattutto sull'innovazione, assodato che di lì bisogna per forza andare, non si può vincere la sfida dei mercati continuando a fare le cose che si sono sempre fatte, bisogna essere più bravi degli altri, più rapidi e più pronti, e l'innovazione è un concetto complesso, non è soltanto produzione di beni e servizi innovativi, ma è una mentalità vera che deve essere assunta completamente dal mondo imprenditoriale. C'è poi ancora l'internazionalizzazione, i mercati che tirano non sono quelli italiani, bisogna rivolgersi ai mercati in grado di assorbire prodotti e domande, e dunque sotto questo aspetto le Camere sono fortemente impegnate insieme alle Regioni a sostituire per ora la defezione imprevista e inopinata dell'ICE che fu sancita lo scorso anno. Ancora l'integrazione, la terza I sulla quale si declinano i progetti camerali, perché la dimensione modesta delle imprese italiane, sono circa 6 milioni per il 98%, sono piccole e medie imprese, è un punto di debolezza se vogliamo, tanta forza negli imprenditori, tanta debolezza nella loro struttura, nella loro dimensione. Oggi stiamo perseguendo una via che è quella dell'aggregazione e del contratto di rete, un'opportunità che va considerata soprattutto perché consente alle piccole imprese di restare individualmente separate, ben distinte, ma di partecipare a un'idea imprenditoriale condivisa e quindi di procedere così rapidamente al loro rafforzamento.